Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La videoricetta di oggi sarà l'ossobuco con olive e cipolle. Per preparare l'ossobuco con olive e cipolle occorrono 4 ossobuchi, in questo caso ho usato l'ossobuco di tacchino, 100 g di olive, una cipolla, un rametto di rosmarino, 20 ml di vino e 20 ml di acqua, olio e sale quanto basta. Per prima cosa mettiamo a scaldare l'olio. Fanno circa 3 cucchiai di olio. Adesso che l'olio è caldo, andrò a aggiungere la cipolla un goccino di acqua per non far soffrire la cipolla. Sono quei 20 ml di acqua. Aspettiamo 5 minuti. Dopo 5 minuti andremo a mettere il nostro ossobuco. Faremo a passare altri 5 minuti. Trascorsi 5 minuti aggiungiamo il rosmarino, le olive. Io uso quelle denocciolate, vanno bene anche le altre. A questo punto aggiungiamo un pochino di sale, quanto vi piace a voi. Aspettate altri 5 minuti. Trascorsi 5 minuti, la vostra carne è quasi pronta. Adesso la andiamo a sfumare con il vino. Ora dovrà cuocere per circa 20 minuti affinché il nostro sughetto si sia ristretto e il nostro ossobuco diventi un pochino dorato. A dopo. Ed ecco qua che dopo 20 minuti il nostro ossobuco con cipolle e olive è pronto. Adesso lo andrò a impiattare. Ed ecco qua che i nostri ossobuchi con cipolle e olive sono pronti. Sono facili da preparare, sono molto buoni. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!